Scusami, cioè, Marcello, sulla sinistra, bene qua, larga per Bernardeschi, la può mettere dentro? Cioè, guarda questo cross. Qua chiede un rigore McKenny. Anzi, Cuadrado, nervosissimo con Handanovic. Si stanno strattonando in area di rigore. Ce l'ha con un giocatore dell'Inter, credo Bastoni. Però il cross di Bernardeschi qua è quello che io ti stavo sottolineando qua 30 secondi prima. Bisogna fare inchiesta federale, perché insomma c'è stato un parapiglia, inchiesta federale. Vediamo. Diciamo che Young si attacca un po' come se perdesse il tram. Il cross di Bernardeschi parla da solo, guardatelo voi. Io avevo appena parlato di questo, Cioè, è qualcosa di assurdo, perché un giocatore di questo livello non può fare queste cose. Cioè, c'è il braccio sinistro che glielo tiene. Rigore. L'altro non fa sì, niente. Perché lo sorpassa sulla destra in modo molto chiaro. Young, quando si viene sorpassato, lo tiene. Glielo tira. Bene. Guarda, però glielo è una tira. Cosa anomala questa, perché è un contatto di gioco che. No. Va interpretato da Riccardo. Credo che abbia ammonito Conte. Conte l'ha tenuta sulla maglia, che posso capire quella che intendi tu. Ma guardalo bene, lui lo passa qua sulla destra. Guarda Young. Cioè, ragazzi, lo tiene con due mani. Che deve fare? È netto questo. Il braccio, se fosse la maglietta capirei il discorso, ma qua tiene il braccio. L'altro non lo usa nemmeno Cuadrado. Cioè, proprio là viene tirato il braccio. Ronaldo sul dischetto che non segna da tre partite ed era una notizia questa. Questo è già un gol che potrebbe pesare nell'arco della 26 di gioco, sempre 1-0 per l'Inter. Ricordiamo il gol di Lautaro Martinez. Giusto? Sì. Prima che faccio confusione. Non avete comprato tanti altri? No, mi ha comprato mai nessuno. Pinamonti, no? In panchina. Sì, ma... Non voglio vedere. Sul dischetto c'è R7, Francesco. Cristiano, Ronaldo, Francesco. Contro Handanovic, parte Cristiano, 1-1 Juventus, pareggia con una botta sotto la traversa centrale, Handanovic si butta per terra a destra, non può prenderla, bene qua rigore di Ronaldo, bene, in sicurezza, forte, preciso e centrale, 1-1 Juve. Occhio, Ronaldo che la palla a Bastoni, tira dentro l'area, la palla finisce, 2-1 Juve! Si prende beffa di Handanovic e Bastoni che cincischiano al limite dell'area. Errore clamoroso e l'Inter in uscita. E Ronaldo arriva là dietro, ruba la palla, va sulla sinistra e tira un diagonale lento che prende la base del palo e va dentro, ribalta la partita della Juve in 10 minuti praticamente, con una doppietta di Cristiano Ronaldo che non segnava da 3 giornate. Ma come ben sappiamo, quando lui sta fermo è perché sta preparandosi al periodo di sport. Adesso io non ho detto niente fino adesso. Handanovic ha fatto una roba da mani nei capelli. C'è Bastoni in netto anticipo, Handanovic a rompere le scatole, mette in difficoltà Bastoni che stava andando a chiudere tranquillamente su Ronaldo. A quel punto Bastoni non sa più che cosa fare, prova a dribblare verso l'esterno, Ronaldo capisce tutto, ruba palle e fa gol. Ma Handanovic, ragazzi, fa una roba che non ha nessun tipo di senso. Ma nessun tipo di senso. Festival dell'orrore questo, un po' come il gol dell'inizio. Totalmente inutile l'uscita di Handanovic. Portiere in gran forma, eh? Io credo, Filippo, che Handanovic sia un serio problema dell'Inter da questa stagione, dalla stagione scorsa forse a questa parte. È importante quello che non fa piuttosto rispetto a quello che fa. Tiziano, 1-2 della Juve che ha ribaltato la partita. Si sono evidenziati errori difensivi incredibili. Ronaldo segna porta vuota, capisci? Non sapeva neanche lui cosa fare. Poi chiaramente c'è Cristiano Ronaldo che ti fa pressione. Possiamo ripartire in 4-3. Cuadrado sulla destra, c'è McKennie, c'è Kulusevski. Cuadrado serve McKennie. Troppo lungo il pallone, la recupera però il Texano, la mette dentro. Ronaldo per un quello attimo guarda, non ci arriva. Quello guarda. Incredibile. Fuori gioco. Tocco con la mano di Ronaldo, secondo me. Sì. Giallo. Infatti giallo. Ronaldo imita il fatto che è inciampato prima di saltare e invece no, però è andato con la mano. Però vedi come siete decisi quando c'è la Juve sulla Juve siamo subito decisi. Deciso di che cosa? No, è chiarissimo. Non ricordo come con la mano Ronaldo che non si è ancora visto l'immagine, sai già che è andato apposta con la mano. No, mi piace che è andato apposta. Ho detto no, mi piace questa direzione. Ho detto che è andato con la mano, ma è evidente. Giusta. Ma certo che è evidente, bisogna capire perché c'è andato. Guarda, io non lo so perché c'è andato, però c'è andato. Volontario. Anche secondo me, adesso quello che è volontario. Ha fatto quasi finta poi di perdere l'equilibrio per camuffare un po' la sua toccata di mano. Però. Cioè, ma gli ho spiegato però Ronaldo. Cioè, sto arrivando di testa, cosa ne faccio? Cioè, ero lì che mi stavo tuffando per andare a prendere di Se testa. Se proprio vogliamo fare una battuta, diciamo che Ronaldo non è Maradona. No, ci stava ripensando, ci è andato, ci ha ripensato, era tardi. Anche secondo me. È stato un riflesso, via. Un riflesso. È finito il primo tempo intanto. Va a chiamare palla Bastoni, servito in orizzontale. Attenzione che si alza il pressing di Bentancur, pallone largo sulla sinistra per Perisic,
che controlla e poi serve Bastoni che avanza palla al piede, chiama palla dall'altra parte Darmian, vuole la sventagliata di Bastoni che però non se la sente, orizzontale per Vidal. Vidal anche lui ha visto Darmian, ma non gli ha dato la palla, prova a verticalizzare per Sanchez, Lautaro limita l'area di rigore, chiede l'1-2 a Sanchez, Sanchez in area, tira, pallone per Darmian, tira, palla di rigore, Buffon a 43 anni, Buffon cosa prende, ancora l'Inter, calcio d'angolo, ma ne sbagliamo, pazzesco, da per terra, riesce ad andare a prendere la palla in alto, solo lui può fare queste cose, soprattutto a 43 anni, pazzesco. Solo lui. Va, non va giù sulla finta Darmian, anzi va giù, ma da per terra tiene la posizione, e riesce a salvare letteralmente il gol. Letteralmente monumentale, sì, però, Gigi Buffon. Ragazzi, ne sbagliamo questo veramente. Questo vale un gol. Achilli, cambio, dentro Danilo, fuori Bernardeschi.